Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box d'oggi. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia! Box doccia da 138,90€. Tapparelle da 26,90€. Zanzariere da 31,90€. Tende da sole da 154,90€. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te su misura. Buonasera, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con 105 Sport, il 28esimo di questa stagione 2023-2024. Buonasera Angelica. Telespettatori. Bene, si annuncia un numero particolarmente ricco e interessante. Avremo diversi videocollegamenti come al solito. Questa sera in particolare andremo a focalizzarci sulla questione campo Morra della Gelmison. Lo faremo con il capogruppo di maggioranza del Comune di Vallo della Lucania, l'avvocato Antonio Bruno. Poi andremo a conoscere anche la prossima dei rossoblu cilentani, il Nardò, attraverso le parole del collega Mattia Fasano. Nella seconda parte spazio anche al trionfo della Cavese, lo faremo con il collega Giuliano Pisciotta del Mattino. Infine, terza parte riservata al calcio a 5, conosceremo anche i segreti del nutrizionismo con una specialista del settore, la nutrizionista dello Sporting Sala Consilina, Marzia Maniglia. Insomma, un numero particolarmente ricco e interessante da seguire fino alla fine. Ma come al solito, per partire con la nostra trasmissione, l'editoriale che fa il punto su quanto è accaduto nello scorso weekend sia in Serie D che in Eccellenza. Vediamo. La Gelmison inanella il terzo successo consecutivo, cosa mai accaduta in questa stagione, e seppur non ancora confortata dall'aritmetica, può considerare di aver messo in ghiaccio la salvezza che, dopo il girone d'andata da dimenticare, nel quale gli obiettivi erano ben altri, era diventato il traguardo minimo da centrare e raggiungere senza affanni. La salvezza va a merito del tecnico Erra, che è riuscito a ridare al gruppo le giuste motivazioni. La vittoria ottenuta in modo meritato su un campo ostico come quello del Rotonda dimostra che la squadra ha trovato l'equilibrio vincente. Ora le ultime quattro giornate dovranno servire a migliorare ulteriormente la classifica e dare ai dirigenti rossoblù la possibilità di poter cominciare a guardare alla prossima stagione. In casa Santa Maria arriva un pareggio nel derby sul campo dell'Angri, un punto che muove di poco la situazione, ma serve ad alimentare qualche ultima speranza, anche se evitare la retrocessione diretta appare impresa molto ardua. In questo girone le prime quattro vincono, facendo rimanere invariata la classifica, con la Team Altamura che mette un altro tassello verso la corsa alla C e tenendo a distanza sette lunghezze il Martina, che ha steso la Paganese raggiunta in classifica proprio dalla Gelmison, in una sfida, quella tra le due compagine, a guadagnarsi il ruolo di migliore campana del girone, dove la parte del Leone finora l'hanno fatta le pugliesi. In coda punti pesanti per Gravina, vittoria a spese del Matera, quest'ultima con la testa quasi in vacanza, e buon punto del Gallipoli che va ad impattare a Casarano. Gravina e Gallipoli occupano i posti migliori nella griglia play-out. In Eccellenza il Sapri non fa sconti al già retrocesso Faiano, cala il poker, conquista tre punti utili alla causa, ma resta ancora in zona rossa, anche se aggancia il Salerno Baronissi, che proprio agli spigolatori ha sottratto un punto, rosicchiandone altri due per effetto dell'errore nell'impiego di un calciatore under.
Le ultime tre giornate diventano fondamentali, con almeno 8 squadre coinvolte nella bagarre. In alto la Sarnese vede lo striscione con la scritta Serie D a separare Granata dal traguardo. Manca solo un punto. La vittoria con la Scafatese rende intrigante la lotta per il terzo posto, con il rischio che se Costa d'Amalfi e Buccino nell'ultimo turno entrambe vittoriose dovessero perdere altri punti nelle prossime tre partite, di non prendere parte alla fase post-season. Ora sono distanti 8 e 9 punti dal Castel San Giorgio seconda, che non perde colpi e stende il Salernum. Un finale di stagione che si annuncia davvero avvincente, dove può accadere davvero di tutto. Andiamo a vedere ora prima i risultati, poi la classifica, girone H, serie D. Casarano Gallipoli 1-1, Gravina Matera 1-0, Fidelis Andria Bitonto 2-1, Martina Calcio Paganese 3-1, Nardò Fasano 5-0, Palmese Manfredonia sospesa, Rotonda Gelbison 0-1, Team Altamura Barletta 2-1, Angri Polisportiva Santa Maria 0-0. Vediamo ora la classifica, in testa conduce l'Altamura con 65 punti, la segue Martina Calcio con 58, Fidelis Andria 55, Nardò 53, Casarano 51. Matera 45, Gelbison 42 punti insieme alla Paganese, Palmese 40, Rotonda 38, Manfredonia 37, Fasano 35, Gravina 33, Gallipoli 31, Barletta 29 punti insieme ad Angri, Bitonto 24, Polisportiva Santa Maria chiude la classifica con 22 punti. Ecco, abbiamo visto in precedenza che una gara è stata sospesa, si tratta, se dalla regia Teodoro Bellotta ci ripropone un momento i risultati, quella tra Palmese e Manfredonia, si era sul risultato di 2-2 al sesto della ripresa. C'è stato un malore di un tifoso della squadra di casa, per cui si è deciso di sospendere l'incontro e quindi si ripartirà dal sesto minuto della ripresa sul punteggio di 2-2 tra Palmese e Manfredonia. Si dovrà decidere ovviamente la data di questo recupero, che partirà appunto, come dicevamo, verranno giocati circa 40 minuti nel corso della ripresa. Invece nella classifica abbiamo visto che le prime quattro hanno vinto, quindi non è mutato nulla, quindi Altamura, Martina, Fidelis Andria e Nardò hanno tutte vinto, invece ha lasciato un po' per strada qualcosa il Casarano, per cui rimane in corsa con l'ultima posizione. Poi troviamo finalmente la Gelbison sulla parte giusta. Sulla parte giusta, ma soprattutto guadagna qualche posizione al settimo posto e potrebbe anche insidiare la sesta posizione, che è in mano al Matera, che è un po' in caduta libera. Invece in coda, come vedete, resta sempre ultima la Santa Maria, che era chiamata al derby con l'Angri, terminato 0-0, un punto che serve davvero poco ai giallorossi di Castellabate. Ma ora è il momento di andare a vedere cosa è accaduto al Desanzo di Rotonda, dove i rossoblù del presidente Puglisi hanno violato il campo lucano, ottenendo la terza vittoria consecutiva, la seconda tra l'altro consecutiva in trasferta dopo quella di Bitonto, e quindi hanno migliorato la loro classifica, che, come ricordava Angelica, vede ora in una posizione molto tranquilla il rossoblù del tecnico Alessandro Erra. Vediamo il servizio. La Gelbison centra la terza vittoria consecutiva, fatto mai accaduto in questa stagione, e blinda la salvezza portandosi in una posizione più consona alle aspettative. Il tris di successi per la squadra di Vallo della Lucania arriva nella seconda trasferta di seguito. Dopo il blitz a Bitonto, questa volta si ripete in terra lucana contro il Rotonda, reduce da una striscia di risultati utili. La Gelbison scende in campo decisa e prende in mano il pallino del gioco,
ma dopo alcune occasioni non andate a buon fine per entrambe le squadre, sono i rossoblù a trovare la rete del vantaggio. Al minuto 42 Ferrante effettua un cross, Croce fa il velo e Bubas batte l'estremo Saco per lo 0-1. Nella ripresa la Gelbison gestisce il vantaggio controllando tutte le iniziative del Rotonda e si porta così a casa un'importante vittoria che la fa salire a quota 42 punti. Ora per la permanenza in Serie D manca solo l'aritmetica, ma l'obiettivo è sempre più vicino e in casa Gelbison si può già pensare alla prossima stagione. Intanto testa a domenica, a Capaccio i rossoblù attendono il Nardò che ha sepolto sotto 5 reti il Fasano. Sì, abbiamo fatto una grandissima partita contro una squadra che si giocava il tutto per tutto, voleva raggiungere anch'essa la salvezza, abbiamo superati facendo una partita di grande intensità, anche di buona qualità secondo me, un campo difficile, una squadra molto fisica, molto dinamica e quindi un plauso ai ragazzi che... Una partita ben giocata, ben condotta, sofferta al giusto e peccato perché potevamo nel secondo tempo chiuderla prima con due o tre occasioni e poi alla fine abbiamo sofferto solo in un calcio d'angolo dove Milano ha fatto una bella parata. Quindi mi serve una sua analisi della partita. Un'analisi che probabilmente abbiamo chiuso l'obiettivo minimo stagionale, che era quello di tirarci fuori dai guai, vista la situazione di dicembre, e una partita tirata contro una squadra che si giocava tanto, e vincere fuori casa non è mai semplice, abbiamo dato continuità alle altre due vittorie, seconda vittoria consecutiva, quindi fuori casa. Quindi i ragazzi mostrano ancora una volta grande attaccamento, grande voglia, grande spirito, perché anche chi è entrato ha dato battaglia, quindi direi che questo gruppo si sta unendo sempre di più e speriamo di finire con quanti più punti è possibile. Nicola Salati del quotidiano La Città le chiede: mister, si può dire che è una Gelbison che adesso sa anche soffrire per portare a casa risultati positivi? E questo è vero, perché vedi, se andiamo ad analizzare la partita col Matera, ci è sfuggita nel recupero per mancanza di attenzione, cosa che nelle ultime partite non è avvenuta, quindi si è alzata la soglia dell'attenzione, della determinazione, le partite sono sempre di meno, i punti valgono tanto, sono sempre di più, margine di errore è sempre minore e quindi significa che questi ragazzi a livello mentale, a livello psicologico stanno sul pezzo. Un Bubas, sempre Salati, che non si ferma più, ritrovato finalmente un vero bomber, mister. Sì, tra l'altro ha anche un problemino fisico che sta cercando di gestire al meglio e quindi cerchiamo di tenerlo dentro per 60-70 minuti, ma sta giocando da grande professionista qual è, con grande esperienza, a disposizione della squadra. Quindi un plauso a lui, ma a tutti coloro, anche chi non è entrato, perché ha mostrato grande partecipazione anche dalla panchina. Mister, l'ho detto, lei è una vittoria che ha tanti significati, la stagione non è ancora finita, ma questi tre punti ci consentono di respirare un po'. Sì, ci consentono di stare lontani dalla zona pericolosa e di giocare le ultime partite con spensieratezza, ma con convinzione, perché vogliamo finire bene, abbiamo partite contro avversari stimolanti e quindi a partire già da domenica vogliamo confrontarci contro una grandissima squadra. Bene, dopo aver visto il servizio e le interviste post gara della Gelbison è il momento del videocollegamento. Questa sera non abbiamo un calciatore come solitamente avviene nel corso di questa trasmissione, ma abbiamo un ospite speciale che ringraziamo per aver accolto l'invito di 105 Sport. Si tratta dell'avvocato Antonio Bruno, consigliere comunale a Vallo della Lucania, capogruppo di maggioranza. Buonasera e grazie per aver accolto l'invito di 105. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti voi, a chi ci sta seguendo da casa, grazie per l'invito, siamo sempre a disposizione per la vostra emittente, per il servizio che fate di informazione ai cittadini. Grazie, grazie per i complimenti. Ecco, abbiamo voluto questa sera interloquire con l'avvocato Antonio Bruno per un motivo semplicissimo, perché la Gelbison è da 2 anni praticamente va peregrinando sugli stadi, negli stadi della provincia, ha iniziato a Pagani, poi a Agropoli, Castellabate e ora a Capaccio, perché lo stadio Morra non era adatto
contratto in un primo momento per la Lega Pro, poi aveva bisogno anche dei lavori e è stata indetta una gara per il restyling dell'impianto. Nelle scorse settimane questa gara è giunta ad una conclusione, ci sono state 7 imprese che hanno aderito a questo bando proposto dal Comune di Vallo della Lucania, ma per capire meglio com'è la situazione e quando probabilmente si individuerà l'impresa che andrà a realizzare questi lavori, lo chiediamo proprio all'avvocato Antonio Bruno. Sì, tutto corretto. La procedura di gara credo che terminerà a giorni con la giudica provvisoria all'impresa risultata vincitrice. Non mi voglio sbilanciare, ma secondo me già in questa settimana avremo l'impresa giudicataria e si procederà poi alla giudica provvisoria, alla consegna dei lavori, e se tutto va bene già prima di fine mese partiranno i lavori al Murra. È un intervento che si aspetta tutta la cittadinanza, siamo stati abbastanza veloci perché da luglio 2013 che abbiamo ottenuto il finanziamento, ci troviamo ad aprile 2014 con la procedura di gara espletata e con la giudica a giorni all'impresa che risulterà vincitrice. Quindi il nostro auspicio è lavori veloci, controlleremo, monitoreremo e di tornare presto a giocare sul Murra, di far tornare la Gelbison a casa sua. Ecco, stiamo vedendo proprio immagini del Murra, e praticamente sarà rifatto il manto erboso in erba artificiale, sarà rifatta anche la tribuna, mi sembra anche una curva sarà nuovamente realizzata nei pressi dello spogliatoio. Abbiamo visto proprio alcune immagini dello spogliatoio e dove è collocato lo spogliatoio, la tribuna ospiti. E rimarrà alla tribuna ospiti, Bruno? La tribuna, diciamo, dei locali, questa che state inquadrando ora, verrà ridotta perché allargheremo il terreno di gioco per renderlo omologabile alla Lega Pro, e quindi l'intervento maggiore riguarderà il terreno di gioco, per l'appunto, perché bisogna rispettare le misure indicate dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per la Lega Pro. Anche per quanto riguarda il materiale abbiamo dovuto seguire il regolamento professional della Lega Nazionale Dilettanti per disputare le partite di Lega Pro. La tribuna storica, diciamo quella dei locali, vedrà una riduzione, che in modo tale da consentire l'ampliamento dello stadio, del terreno di gioco. Verranno fatti degli interventi sull'illuminazione, sulla tribuna ospiti. La tribuna ospiti in metallo resterà, verrà anche migliorata per garantire una migliore visuale di chi siederà lì in tribuna. Sono circa 1.250.000 euro di lavori, più le migliorie che avrà proposto l'impresa che si sarà aggiudicata il lavoro. Ma questo lo sapremo, diciamo, a stretto giro, penso tra la giornata di domani, massimo la fine della settimana, sapremo anche quali migliorie saranno state premiate e quale impresa sarà aggiudicata i lavori. Non è stato facile contenere tutti questi lavori in un importo così esiguo, ma tendo a ribadire che siamo l'unico comune in provincia di Salerno ad aver ottenuto questo finanziamento. Ce ne sono 3 in tutta la regione Campania, compreso Vallo della Lucania, e abbiamo già richiesto ulteriori 2,5 milioni alla regione Campania per il completamento delle tribune, delle torri faro e di tutti i servizi che necessita poi un impianto per disputare le partite di Lega Pro. Ecco, Assessore Bruno e Avvocato Bruno, si sa già in quanto tempo dovranno essere ultimati i lavori? C'è una cronoprogramma, sono 180 giorni, ci auguriamo meno giorni per eseguire l'opera, però i lavori pubblici sono complessi, quindi non si può...
non ci possiamo sbilanciare perché poi tutto può succedere, ci possono essere dei ritardi, problemi con le forniture. L'auspicio è di completare al più presto i lavori, di consentire almeno il completamento della prossima stagione al Morra, la stagione calcistica della Gelbison. Sono fiducioso però perché nonostante tanti gufi che remavano contro la realizzazione dell'opera, abbiamo dimostrato innanzitutto la capacità di saper recuperare un finanziamento che non era cosa da poco, di metterlo a gara, di iniziare i lavori. Bisogna essere ottimisti. Certo, e quindi alla luce di quanto ha detto, 180 giorni sarebbero circa 6 mesi e per l'inizio 2025 potrebbe esserci il ritorno al Morra della Gelbison, Ce l'auguriamo. Sì. ottimisticamente. Sì, così si risolve anche un problema che è aggravato anche sul rendimento della squadra, perché giocare fuori casa sempre non è positivo per la squadra, ma soprattutto per recuperare quell'attaccamento alla città di Vallo della Lucania, avere i tifosi a supporto, avere il dodicesimo in campo, che è quello che è mancato un po' in questo periodo. Credo che ci sia un progetto ambizioso da parte della società e lo è altrettanto il progetto amministrativo della compagine amministrativa che ho l'onore di fare il capogruppo in questo comunale. Quindi la risposta sull'impiantistica c'è stata, ci auguriamo che partiranno anche altri lavori per consentire di creare una rete di infrastrutture sul territorio. Stanno già in fase di completamento i lavori al Palazzetto dello Sport. I campetti da tennis si sta lavorando per ridare alla cittadina di Vallo due impianti per il gioco del tennis. Un altro campo sportivo abbiamo recuperato il finanziamento che per ragioni burocratiche e di tempistiche del Dipartimento per lo Sport avevamo perso perché era stata finanziata l'opera. Quindi il lavoro c'è, vedremo i frutti a breve. E i cittadini lo sanno che c'è abnegazione, dedizione, l'interesse di tutti noi è quello di ridare alla città di Vallo della Lucania, al comprensorio, gli impianti sportivi che merita. Sono fiducioso. Ecco, sì, lei ha detto che l'amministrazione Sansone ha chiesto anche un altro finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per il completamento sempre del Morra, ma per intervenire in che modo nel Morra? Ma per intervenire sulle tribune, sul sistema di videosorveglianza, su eventuali locali a disposizione, lavanderia, a disposizione della società e soprattutto per intervenire sulle vie di fuga, perché è normale che per un campionato di Lega Pro sono necessarie le vie di fuga, quindi l'urbanizzazione, le strade. Ma su questo si sta lavorando anche con i privati che hanno interesse a realizzare il comparto alle spalle del Morra. Si tenga presente che accanto al Morra verrà realizzato il nuovo distretto sanitario, il nuovo ospedale di comunità, i laboratori e la casa di comunità. Quindi tutta quell'area è interessata da lavori pubblici per complessivi 14-15 milioni di euro. Se a ciò aggiungiamo poi gli interventi dei privati, noi possiamo arrivare nell'arco di pochi anni ad una trasformazione urbanistica dell'intera area che ci consente di alleggerire il carico urbanistico, di respirare, di avere vie di fuga ottimali per disputare i campionati di Lega Pro. Certo, per ritornare brevemente al Morra, è previsto il rifacimento anche dello spogliatoio, lei ha detto anche l'illuminazione nuova con luci LED. È così? Lo spogliatoio verrà rifatto a carico della società, da accordi che abbiamo concluso con la società, quest'ultima si caricherà il costo del rifacimento degli spogliatoi e il comune invece provvederà a impiegare quelle risorse per
far rientrare tutte le lavorazioni di cui al progetto andato in gara. Tenete presente che solo il campo, il manterboso da computo metrico è di circa 480.000-500.000 euro più IVA, quindi è un intervento, diciamo, che assorbe gran parte del finanziamento. Però ci siamo, i lavori verranno realizzati, si tornerà presto al Murra e bisognerà ridare questo spazio alla collettività vallese e alla Gelbison, che è la squadra di Valle della Lucania e dell'intero Cilento. Lei segue la Gelbison abitualmente? Beh, spesso la seguo, non sempre in presenza, perché sono anche, diciamo, anche impegni che non mi Impegni consentono di istituzionali. essere sempre. No, non solo, anche professionali. Io non vivo di politica, quindi purtroppo devo barcamenarmi tra l'impegno istituzionale e la mia professione. E quando posso ci vado. Sono stato a Cavaccio qualche domenica fa a vedere la partita. La seguo, vedo un po' gli highlights. Però, diciamo, un conto è averla a ballo della Lucania e quindi poter. Quando sarà a ballo, più gente verrà al campo e si ricostruirà di nuovo questo rapporto fra tifoseria e squadra, insomma. Assolutamente, assolutamente. Che è l'auspicio di tutti quanti noi, di far tornare a giocare la squadra a ballo e ridarla ai vallesi, perché è vero, la Gelbison è la squadra del territorio, la città-territorio. Penso di avere il copyright su città-territorio tempo addietro, però è pur sempre, le squadre di calcio hanno radici, a meno che non ti chiami Juventus. O l'internazionale, l'Inter, ma sono tutte legate ad un luogo. È Certo. vero, il luogo della Gelbison è il Cilento, ma Vallo della Lucania lo è forse un po' di più, perché diciamo un buon 50% di questa città-territorio è Vallo della Lucania. Ecco, un'ultima considerazione con lei. Come giudica il campionato finora svolto dalla squadra del presidente Puglisi? Ma io ho visto per esempio il cambio di allenatore con Mister R ha funzionato. Mister R è intervenuto a stagione già diciamo, avanzata, quindi non ha potuto nemmeno costruire la squadra sul mercato e la squadra ultimamente sta giocando bene, esprime una qualità sicuramente superiore a molte squadre del girone. È normale che c'è stato anche il fattore infortuni che ha inciso negativamente, un po' di sfortuna, mancava l'amalgama all'inizio alla squadra e mancava, diciamo, forse mancavano anche dei punti di riferimento. Sono fiducioso perché R è un bravo allenatore, quindi se gli si dà fiducia, gli si dà la tranquillità per poter operare, l'anno prossimo secondo me ci divertiremo e giocherà e troverà una formula migliore la Gelbison. Poi ho tanti amici che hanno giocato nella Gelbison, quindi anche se non ero presente direttamente allo stadio, diciamo indirettamente lo ero attraverso gli amici e i dirigenti. Questa stagione è andata così perché il campo comunque non sarebbe stato pronto per settembre, quindi magari per la prossima stagione troveranno anche loro la vittoria perché ci sarà il campo, no? Spesso, Sicuramente il speciale campo per la amico aiuterà Lega Pro. nel tentare la scalata nuovamente. Assolutamente. Avvocato Antonio Bruno, grazie per essere stato con noi di 105 Sport, è stato gentilissimo, cortesissimo e ha illustrato in maniera dettagliata i prossimi lavori che interesseranno il restyling del Giovanni Morra. Grazie ancora, buona serata e buon Grazie, buon lavoro. lavoro. Grazie a voi tutti, un saluto a casa. Bene, di nuovo proseguiamo e affrontiamo ora la prossima avversaria appunto della Gelbison, Il che Nardò. sarà il Nardò, che ieri si è sbarazzata agevolmente del Fasano, mostrando la manita ai cugini del Fasano, travolgendoli con un netto 5-0. Vediamo.
Una vittoria netta per il Nardò, una punizione severissima per il Fasano. Finisce 5-0 il derby di Puglia del Giovanni Paolo II, vincono i neretini di mister Costantino, 3 punti che consentono di mantenere il quarto posto in classifica in piena corsa playoff per i fasanesi del tecnico Tiozzo e la terza sconfitta consecutiva. La zona playout si avvicina. Pronti via, il Nardò bussa alla porta del Fasano con la punizione di Guadalupi diretta in porta. Lazzar respinge. Al 12° i padroni di casa mettono la freccia. Altro calcio piazzato, questa volta nella mischia in area. De Giorgi è più abile di tutti, 1-0. Il Fasano non resta a guardare. Girata di Persano, pallone alto, poi punizione di Battista da una certa distanza, traiettoria velenosa che si stampa sulla traversa. Fasano vicino al pari. Dopo lo spavento il Nardò prova a riprendere in mano le redini del gioco. Ferreira si mette in proprio e calcia alto dal limite. Risponde il Fasano, piattone di Battista, viola in qualche modo lontana. Al 42esimo errore del Fasano che apre la ripartenza del Nardò, azione capitalizzata da Guadalupi e 2-0. Il Fasano accusa il colpo e 3 minuti dopo subisce anche la terza rete. La firma è di Dammacco. All'intervallo è 3-0 Nardò. Partita ancora viva nella ripresa, sempre nel segno dei padroni di casa. Prima Danna, una chance, superato Lazzar, la difesa mette in angolo, poi la conclusione di Dammacco da rivedere. Il Fasano si fa rivedere poco dopo, percussione centrale di Manfredi, il tiro, viola, ci mette il guantone. Al 51esimo episodio in area fasanese, errore di Lazzar, Danna prova ad approfittarne ma cade a terra, per l'arbitro non è calcio di rigore. Il Fasano si salva ma per pochi secondi dalla rimessa laterale seguente. Infatti Dammacco trova lo spazio per la conclusione in porta e il poker. 4-0 e doppietta personale per il 10 neretino. Il Fasano crolla definitivamente. Al 57esimo rigore per il Nardò conquistato da Danna e lui a calciare dagli 11 metri a calare il pokerissimo. 5-0 in un Giovanni Paolo II in festa. Ancora emozioni nel finale con il Nardò che nella stessa azione sfiora più volte il sesto gol. Allo scadere ci prova anche il Fasano, girata in porta, viola dice di no e mantiene il clean sheet. Finisce qui, fa festa il Nardò che continua la lotta a playoff. Nel prossimo turno Lanzolla e compagni saranno di scena in trasferta contro la Gelbison. Momento nero per il Fasano, chiamato alla reazione domenica prossima al Vito Curlo. Arriva l'Angri. Bene, dopo aver visto il servizio con la goleada del Nardò al Fasano, è il momento del nostro videocollegamento. Lo facciamo con il collega Mattia Fasano, che ringraziamo per aver accolto l'invito di 105 Sport. Buonasera Mattia. Buonasera, grazie a voi per l'invito e vi rinnovo i miei complimenti per la trasmissione. Grazie, sei gentilissimo. Mattia, quindi questo Nardò ieri è apparso davvero scatenato, una manita mostrata al Fasano per tentare di rimanere nella zona alta della classifica, anche se purtroppo il primo posto penso che ormai è solo questione di qualche settimana legata alla Team Altamura. Beh, sicuramente siamo in ritardo rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso come questa giornata insomma avevamo 61 punti, quest'anno ne abbiamo 53. E la prima è in media insomma con la Cavese l'anno scorso, che l'Altamura con 65 punti, l'anno scorso il Brindisi ne aveva 59, quindi insomma il Martina può ancora continuare a sperare. Noi cercheremo di fare il nostro meglio ovviamente per raggiungere il miglior piazzamento e poi giocarcela ai playoff, insomma, che l'anno scorso insomma ci hanno visti vittoriosi proprio contro la Cavese, che ironia della sorte proprio ieri è risalita insomma in Serie C, insomma rinnovo anche a loro i miei complimenti. E proprio nella stessa giornata insomma il Brindisi è retrocesso in Serie D, quindi un anno o l'altro possono cambiare tantissime cose, ma l'obiettivo del Nardò è quello di arrivare quanto più in alto possibile ovviamente. Ecco Mattia, però il Nardò ha il problema del campo, me lo confermi? No, è un problema che è stato superato già quest'inverno, quando siamo ritornati a giocare a Nardò, perché prima giocavamo a Matino. Sono stati fatti insomma dei lavori importanti a riguardo, infatti l'amministrazione si è attivata e insomma ad oggi è adeguato insomma con impianto di videosorveglianza nuovo, seggiolini e
Quindi insomma, idoneo anche è stato adeguato. È adeguato anche per la Lega Pro eventualmente. Esatto, sì, ci siamo adesso, sì, l'anno scorso purtroppo sia il Comune che la società si sono attivati per cercare di portare il risultato a casa in tempi record, ma purtroppo insomma non ci sono riusciti. Ecco Mattia, hai detto sì, bisogna guardare ai playoff, però tu sai che i playoff hanno una valenza molto relativa perché si stila solo una graduatoria, poi dovrebbe cambiare anche il regolamento, tu sai che il primo slot spetta alla seconda squadra di Serie A, quest'anno sembra che potrebbe esserci il Milan. Lo scorso anno, come tu sai, c'è stata l'Atalanta, e quest'anno il secondo slot non spetterebbe più alla Serie D, alla meglio piazzata nei playoff di Serie D, alla vincente dei playoff di Serie D, ma alla retrocessa di Serie C. Quindi solo in terza analisi tocca la Serie D. Quindi il cammino appare molto tortuoso, Mattia. Beh, diciamo che anche l'anno scorso ci sono stati ripescaggi insomma un po' strani, cioè comunque molte squadre hanno rinunciato, purtroppo è un problema adesso economico importante che viene soprattutto dopo il Covid insomma per molte società, e alcune insomma anche in Serie D non sono riuscite a terminare il campionato, altre in Serie C stanno avendo difficoltà, quindi diciamo che da lì a alla graduatoria insomma ce ne passerà di tempo, ma soprattutto secondo me la Lega oggi cercherà anche di capire quali squadre possono dare più garanzie, perché insomma sto notando soprattutto in altri gironi insomma fallimenti di società e squadre che insomma si sono perse nel corso della stagione, quindi vediamo, innanzitutto importante arrivarci, poi, certo. Poi insomma aspettiamo, sì. E torniamo un po' a parlare di calcio giocato, questo Nardò è in serie utile, e gioca domenica contro la Gelbison qui nel Cilento, tu sai che la Gelbison ha cambiato diversi campi quest'anno, è partito da Agropoli poi a Santa Maria Castellabate, ora a Capaccio, all'andata finì 2-1, una Gelbison che sta dando segni di ripresa, è reduce da 3 vittorie consecutive, praticamente ha blindato la salvezza, anche se non c'è ancora la certezza aritmetica, ma di fatto è così, e quindi che partita ti aspetti e che Nardò vedremo domenica a Capaccio? Beh, sicuramente io a inizio campionato ve l'avevo già detto, per me era una delle migliori squadre assortite, sicuramente anche il problema del campo avrà influito insomma sul vostro rendimento, e a inizio campionato c'erano insomma Montinaro, Russo, che insomma noi a Nardò conosciamo bene, ma detto questo io ho avuto anche modo di provarmi insomma la prima partita del nuovo mister, al quale insomma ho fatto i complimenti, perché posso dire che la Gelbison è stata una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà in casa sicuramente, avendo diciamo delle individualità importanti come Manzo, Kosovan, insomma attaccanti importanti come Gagliardi, Croce, voglio dire sicuramente sarà una partita importante, e la Gelbison diciamo che la giocherà con maggiore tranquillità sicuramente, in quanto diciamo che i playoff sono un po' lontani, i playout sono anche lontani, insomma trovandosi in una posizione di metà classifica la giocherà con più tranquillità rispetto al Nardò, che è obbligato, non me ne vogliate, a vincere insomma e a conquistare 3 punti, perché sono fondamentali per piazzarsi insomma quanto più in alto possibile. Sicuramente saranno 2 squadre che si daranno battaglia, e 2 squadre complete secondo me in tutti i reparti, perché parliamo di giocatori davvero importanti da entrambe, in entrambe le compagini, e ripeto, io pensavo davvero a inizio campionato, vedendo insomma la Gelbison, la squadra che aveva diciamo composto inizio campionato, che potesse stare lì, insomma secondo me non è, insomma, è una squadra che non ha nulla a che invidiare al Martina, allo stesso Nardò, sì, forse un po' più forse l'Altamura sicuramente, ma insomma anche col Casarano stesso, insomma è una squadra che se la può giocare con tutte, insomma
Ecco, inizialmente i programmi erano diversi, poi sono stati cambiati in corso d'opera, ma una squadra che era appena retrocessa dalla C tentava, almeno queste erano le intenzioni del presidente Puglisi, di riconquistare subito il mondo professionistico. Non è andata così e poi la squadra ha cambiato direzione e l'obiettivo era quello di centrare una tranquilla salvezza e ci è riuscita. Diciamo che il Nardò, Mattia, gioca sempre con il 3-5-2. Il tecnico Costantino o cambia qualche volta? Ma diciamo che il mister ha avuto anche una critica da parte del mister dell'Altamura, perché noi abbiamo cambiato il mister prima della partita con l'Altamura. Il mister ha cercato di invertire, di dare un cambio di rotta soprattutto sull'attacco, che era un po' sterile, diciamo, nelle ultime partite prima del suo arrivo. Automaticamente ha cercato di inventarsi un 4-3-3, un 4-3-1-2, infatti lo stesso Giacomarro, a volte giochiamo anche 3-5-2, dipende anche, diciamo, le varie fasi della partita. Una squadra, come dicevo, composta da individualità importanti, anche gli under sono degli under importanti, quindi in corso d'opera si può anche cambiare tranquillamente. E ricordo, insomma, Giacomarro che disse che al posto di Costantino, insomma, non avrebbe toccato il modulo. Io penso che contro l'Altamura il Nardò in casa abbia fatto una delle migliori parti della stagione. Purtroppo poi il calcio è così, calcio di rigore, l'ha vinta l'Altamura, lo scontro diretto, e da un possibile meno uno se ne sono andati a più sette. E poi, insomma, noi abbiamo, non dico mollato, ma purtroppo siamo andati in una serie di risultati negativi. Un mister molto preparato, una persona competente con tantissimi anni di esperienza anche in Serie C. Diciamo che non c'è un modulo ben definito, ma è un modulo, insomma, che si adatta anche alle caratteristiche degli avversari. Possibile da un 3-5-2, ripeto, un 4-3-3 o un 4-3-1-2, dipende, insomma, dall'avversario. La Gelbison solitamente gioca con il 3-5-2. Ecco, Mattia, un'ultima considerazione con te: ci saranno defezioni oppure mister Costantino può contare su tutti gli uomini? Sicuramente mancherà Bright Adae, che è stato, insomma, che è stato squalificato sicuramente perché ha preso un cartellino giallo ieri. E c'è da valutare, ci sono da valutare le condizioni di Michel Ferreira, che nella partita, insomma, di ieri è uscito e ha lasciato, insomma, spazio a Dammacco, che poi è entrato, insomma, ha fatto una doppietta. Però in tutto ciò c'è da considerare il ritorno di Lucas D'Ambros, che se non dovesse partire dal primo minuto potrebbe essere, insomma, una pedina importante soprattutto in attacco da potersi giocare durante la partita. Per il resto mancherà, vabbè, Urquiza, che, insomma, è stato operato nelle scorse settimane. E gli under dovrebbero recuperare, ritornerà anche il secondo portiere che era stato espulso a Bitonto, che ha preso 3 giornate di squalifica, quindi diciamo, tolto Adae, forse Ferreira e Urquiza, insomma, l'organico dovrebbe essere al completo. Ecco, un'ultima cosa davvero, per questa lunga trasferta in terra cilentana, ci sarà al seguito un nutrito gruppo di tifosi o forse saranno tentati a rimanere a casa visto che tanti chilometri da fare? Bah, sicuramente qua in Salento ormai è già scoppiata l'estate, quindi il richiamo del mare, soprattutto non tanto dei chilometri, potrebbe, diciamo, influire. Ma oltre, diciamo, questo aspetto, vi posso dire che i tifosi del Nardò sono sempre numerosi in qualunque trasferta, non fanno mai mancare il loro sostegno, insomma, sono davvero il 12° nostro uomo in campo e siamo davvero contenti, insomma, del nostro pubblico e dei nostri tifosi. Quindi penso, spero che ci sarà, insomma, un grande seguito e che sarà una grande partita, una grande giornata di sport sicuramente. Anche perché tu parlavi di questa estate anticipata, anche in questa zona c'è un bel mare, quindi possono approfittare per fare un ci bel sta, bagno e anche seguire la loro squadra. Grazie Mattia Fasano, certo, per essere stato grazie a voi insieme a noi e grazie, buon lavoro. Ci rivedremo, buon lavoro grazie. Ancora bene, grazie.
È il momento ora di andare a vedere l'altra cilentana che purtroppo vive un momento difficile e quasi condannata ai noi. E parlo della Santa Maria Cilento, quasi. E del Santa Maria Cilento che ieri ha pareggiato il derby con un'altra pericolante della nostra provincia, l'Angria. Anche finita, perché ti voglio portare un po' in avanti, la prossima partita non sarà proprio sì, alla portata. Sicuramente con il Martina. Però intanto vediamo le immagini di questo derby con l'Angria, terminato 0-0, l'Angria ha sbagliato tra l'altro anche un rigore, e ascoltiamo anche le parole di mister Gianluca Esposito. Termina a reti inviolate la sfida salvezza tra Angria e Polisportiva Santa Maria, ma sono i grigiorossi a mordersi i gomiti per le tante occasioni sprecate. La squadra di mister Liquidato mostra voglia di conquistare i tre punti, ma paga a caro prezzo il calcio di rigore fallito da Longo al 20° del primo tempo. Ghiotte occasioni su entrambi i versanti, con il Santa Maria che si fa vivo nell'ultima parte del primo tempo, provandoci senza successo con Di Fiore, Ventura e Catalano. Nella ripresa è ancora l'Angria ad avere la chance migliore, con Ascione che si invola sulla corsia esterna e conclude con un diagonale che esce di un soffio sul fondo. Catalano e Ferrante pungono dalle parti di Palladino, ma la giornata no dei padroni di casa si conferma al 37°, quando è il palo a salvare Spina sulla conclusione di Palmieri. Pochi minuti dopo, l'ultimo sussulto del match, con Palladino che evita una clamorosa beffa, deviando in angolo una nuova conclusione di Catalano. Il pari serve a ben poco a entrambe le squadre. La Polisportiva Santa Maria resta ultima, quota 22 punti, mentre per l'Angri è un contentino misero quello di aver incrementato a 5 punti il vantaggio sul Bitonto, penultimo in graduatoria. Sì, chiaramente sia noi che i nostri avversari oggi avevamo come probabilmente unico obiettivo la vittoria, quindi un pareggio che scontenta un po' tutti, però d'altronde noi veramente abbiamo dato il massimo tutti di quello che potevamo dare, veramente più di questo ai ragazzi non si poteva chiedere. La chiave di lettura invece della partita, dei 90 minuti di gara? Credo sia stata una partita equilibrata più di quanto possano dire magari le occasioni da gol, perché se è vero che loro hanno sbagliato un calcio di rigore e che hanno avuto due o tre occasioni con un palo verso la fine di Palmieri, è anche vero che noi abbiamo sbagliato 6-7 contropiedi in superiorità numerica, 2 contro 1, 3 contro 2 negli ultimi 30 metri. Per questo dico che davvero oggi i ragazzi sono stati bravi, considerata la situazione in cui siamo. Ecco, mister, rammarico forse proprio questo, un pizzico di lucidità, maggiore precisione negli ultimi 20-30 metri, perché potenzialmente Santa Maria è arrivato diverse volte nella possibilità di poter far male all'Angri, però poi non è riuscito ad essere cattivo al punto giusto. Sì, ripeto, abbiamo in alcune occasioni fatto un tocco in più del dovuto, in altre sbagliato tecnicamente l'assistenza al compagno per mandarlo in porta, però i ragazzi hanno fatto una partita di sacrificio, c'è stato alla fine l'esordio assoluto in campionato di Vincenzo Lebbro alla sua prima convocazione in panchina, l'abbiamo messo in campo perché veramente i ragazzi erano stremati. La situazione anche di infermeria la conosciamo tutti prima di partire, quindi abbiamo fatto di necessità virtù. Per questo dico che non si può rimproverare nulla a questi ragazzi. A 4 giornate dalla fine sono 7 punti dal terzultimo posto. Certo, la situazione è sempre più complicata, mister, ma fino a quando la matematica dà l'opportunità di potersela giocare, il Santa Maria ci sarà. Sì, questa è l'unica certezza. E anche se la matematica non ci dovesse essere più, noi siamo costretti, per dignità personale, per onore personale, per amor proprio e per il rispetto che tutti, a partire da me, a tutti i componenti, tutti i tesserati di questa società, dobbiamo alla famiglia Tavassi. Bene, abbiamo sentito anche Gianluca Esposito. Ora andiamo a conoscere la prossima avversaria del Santa Maria Cilento. Sarà il Martina, seconda forza del girone, quindi avversaria difficilissima, che ieri ha superato la Paganese con un secco 3-1. Vediamo anche Martina Paganese.
Il Martino il suo dovere lo fa, nonostante il margine con la capolista Altamura sia quasi impossibile da ricucire a 4 tornate dal termine, i ragazzi di Pizzulli continuano a restare perfettamente sul pezzo, 3-1 alla Paganese e prova di forza in ottica secondo posto, i punti sono adesso 58, 3 in più della più diretta inseguitrice. Per la sfida del Tursi, Pizzulli lancia il terzino Filippi Filippi per lo squalificato Mancini, trequartista agisce Bonanno con Tedesco prima punta che relega in panchina il capocannoniere Palermo. Senza più nulla da chiedere al suo ottimo campionato, la Paganese vuole tuttavia mettere un freno alle ultime due rovinose sconfitte. Supino affida le operazioni in mezzo al campo nel suo 3-4-3 all'Angelo del Gesso e Iannone invece il maggiore rifornimento offensivo. Non si lascia condizionare dal parziale di Altamura e Martina. Passano 9 minuti e cambia il risultato anche al Tursi. Bonanno centra il compagno tedesco che si gira e calcia di prima intenzione. Pinestro c'è ma nulla può sul tap-in ravvicinato di Rizzo che porta in vantaggio la formazione della Valle d'Itria. Giocano praticamente a memoria i padroni di casa. Al 14esimo Bonanno prova a beffare Pinestro attento con i pugni, il 14 ci prova poco dopo ma la sua punizione è più che velleitaria, colleziona piazzati in quantità industriale il Martina. Tedesco di testa indirizza botta sicura ma Pinestro è a dir poco superlativo nella respinta, continuamente sollecitato il 2004 Campano soprattutto da Bonanno che calcia da qualsiasi posizione. Al 26esimo il duello lo vince ancora l'estremo ospite, il portiere tiene in piedi la Paganese che per poco non pareggia al 40esimo, Iannone da fermo prova a beffare Pirot cogliendo solo la parte alta della traversa, è una prima avvisaglia per il Martina, il colpo concreto arriva all'alba della ripresa, Pirot esce dai pali, Iannone l'anticipa mettendoci la testa e facendo 1-1, Tursi gelato per un gol inaspettato. Il naso avanti, il Martina lo rimette al 55esimo. Tedesco deruba Esposito della sfera, si invola sulla tre quarti e col diagonale piega la resistenza di Pinestro 2-1. Continua la maledizione Bonanno al 71esimo. Parabola arcuata, ma specchio solo avvicinato. C'è tuttavia sempre il suo zampino nel gioco del Martina. 60 secondi dopo, aziona Nicolli sull'out Mancino, cross col contagiri e testata vincente del nuovo entrato Ridwan Palermo. L'argentino insacca il 3-1 e festeggia il 14esimo centro del suo straripante campionato, gol che rivale la vetta solitaria della classifica capocannonieri del girone H. Supino nella Paganese getta dalla mischia orefice e coratella, ma la sostanza non cambia, il colpo di testa sul fondo dell'ex gladiatore Molfetta suggella il trionfo di un Martina da voti altissimi, quarto successo consecutivo e soprattutto un livello di gioco in continua levitazione. Tutte note liete per Pizzulli in vista dell'ormai probabile post-season. Nel prossimo turno caccia al pokerissimo contro il Santa Maria Cilento, ultimo della classe. La Paganese, in flessione, proverà a fare un regalo a Palermo e soci affrontando la Team Altamura. Bene, abbiamo visto anche il Martina, prossima avversaria del Santa Maria Cilento. Vi dovevamo, già l'avremmo dovuto fare prima della pausa pasquale, ma lo facciamo adesso, il gol del mese. Il gol del mese di marzo, questa volta la scelta è ricaduta su Tanasi Kosovan, nella rete, una delle reti, questa bellissima girata, controllo di sinistro, giro al volo nel match con il Bitondo, quindi Tanasi Kosovan va a concorrere anche lui per il gol dell'anno con questa bella girata al volo di sinistro. Bene, a questo punto, prima di chiudere, non ci resta che leggere le gare della prossima giornata, Angelica. Barletta Casarano, Bitonto Palmese, Fasano Angri, Gallipoli Gravina, Gelbison Nardò, Manfredonia Rotonda, Matera Fidelisandria, Paganese Altamura e Polisportiva Santa Maria Martina Calcio. Ecco, queste le gare del Santa Maria abbiamo detto subito perché abbiamo visto l'avversaria del Nardò, che sarà la versione della Gelbison, l'abbiamo analizzata con il collega Mattia Fasano, insomma
sarà una giornata sicuramente interessante, dove la capolista Team Altamura verrà in Campania ad affrontare la Paganese, che al momento ha gli stessi punti della Gelbison. E con questo possiamo chiudere la prima parte per quanto riguarda la Serie D. Quindi ora diamo la linea alla regia, qualche minuto di pubblicità, torniamo fra poco con la seconda parte. Ci sarà anche il collega Giuliano Pisciotta che sarà con noi, quindi a tra poco. Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare, ha già montato il box dodge, ha sistemato il muro e in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia! Box doccia da 138,90 euro. Tapparelle da 26,90 euro. Zanzariere da 31,90 euro. Tende da sole da 154,90 euro. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te su misura.